paese come il nostro, quando un governo taglia la sanità pubblica e taglia 250 milioni ai comuni, che vuol dire meno servizi, meno nidi, meno assistenti sociali, meno trasporto pubblico locale, quello che accade è che il carico di cura rimane sulle spalle delle famiglie, ma dentro le famiglie rimane soprattutto sulle spalle delle donne, e questo le tiene a freno nel lavoro e nell'impresa e causa un danno a tutta l'economia. Lo dico perché c'è una bella differenza tra una leadership femminile e una leadership femminista, che non ce ne facciamo granché di una premier donna che non si batte per migliorare le vite di tutte le altre donne di questo paese, e che anzi ne taglia le pensioni su Opzione Donna, e che anzi non ne difende i diritti a partire da quello a scegliere sul proprio corpo, perché l'unica cosa concreta che Giorgia Meloni ha fatto sulla sanità è far entrare gli antiabortisti nei consultori per fare pressioni sulle donne e le ragazze che...